Signore e signori, buonasera. Che vi parla Claudio Saltarelle, vi parla dall'Alto Adige Lavoro da Cassino e anche questa sera parleremo di arte, di musica, della nostra musica, la musica del regno, musica identitaria, ma musica vera, tradizionale, ma e soprattutto identitaria. E con chi lo faremo? Lo faremo con degli illustri ospiti, che questa volta non vi faccio anticipare con un video che di solito estrapolo dal nostro canale. Dalla nostra grande biblioteca multimediale, la faccio direttamente suonare in diretta e dopo li presenteremo. Era notte pareva mia signora, ma io li la nostra bella stava retta così, e anche ora c'è. Pietà chiamare in maggia, ma non niente. Bene, bene, pace. Guerra, guerra, linda, bella terra. La vega la baciava con l'ometa. Toda rete, severette, voglio fare pazia. L'ultima tela, io non bastava pace, cava corriela. Buonasera, buonasera, ecco qua gli amici. Con chi parliamo oggi? Con la paranza di Tramontana. Da Tramonti, da dove nasce la bussola di Fiero Gioia, o mi sbaglio? Non più o meno, si fa così, a Tramontana. A Tramontana, sì, perché la si chiama Coppa dei Monti Lattari. Fiero Gioia, stai facendo? Da Mezzamalfi, scrisse la bussola moderna. Quando scrivete i nomi, dice, ma sto caspita di vieto frittato è a Tramonti, e ci ho detto nome a Tramontana, capito? Lo sapevo, ma non tutti lo sanno. È il nostro compaesano, io sud hanno invitato un sacco di cose. Per te è un sud, ma per me è un regno. Ma per me è sempre il sud è una cosa, appartiene alle cose. Un regno è una cosa, un sud del mondo di sud ce ne stanno tanti, ma di regno solo uno. Sì, mi è piaciuto, va bene. ma vi volete presentare adesso? Vedo due cavalieri e una dama. Io sono Isidoro Caso. Io, A fianco a te chi ci Raffaele sta? Venuti. E Dora Galiero, a fianco a Isidoro chi ci sta? Raffaele Venosi. Ah, ho capito, perfetto. Ragazzi, voi potete parlare come vuoi parlare, potete pure parlare la lingua vostra, che noi qua è tutto. Ognuno fa come si sente. Certo. Senta, Isidoro, ma parlaci un attimo prima di te, tu quando anni ti da quando anni che sono? Ha dovuto mi
Hai superato il mio quintale. Hai superato i 50 anni? Tengo 51 anni, ho fatto la settimana passata, 10 giorni fa. Auguri! Grazie, per cent'anni. Per cent'anni? Che ne posso dire? Mi va tra lonti. Non bello posso scegliere, garbata, graziata. Grazie a te, non ci chiamo capo, ti muovono tutte cose. Da campagna, e vi vediamo un po' tutti quanti a Tramonti Chivoni. Un bello posto, ci sono state, veramente belle. E Raffaele, giusto, sei tu? Tu invece? 47 anni. 47 anni, Tina? Ma pare un'unica tu? Non sembra. Ma allora sì, però tu sei tra Tramonti. Sì, io abito a Cipolla. E mi capiva la cosa. Ma io sono tutto a Cassini, che ne sa? Che ne sa? Forse che si guarda per me. Oh, guardate per Cervile, Claudio. Io faccio capo con padre. Chi si deve arrivare? Ma facevo fraguatore quando era 13 anni, no? Chi si deve 10 anni, 9 anni? O padre diceva, ma chiama Isidoro che deve affaticare. Io non bevo e chi non bevo per Cervile. No, madonna, facendo il marachella assieme. Adesso presentiamo la damigella, però non gli chiediamo l'età perché non si dice. Non sono problemi, sono nel mezzo di loro due. Presentati, Dora, dici di te. Allora, io sono Dora Galliero, e io vivo a Napoli, Arzano Napoli. E ho conosciuto questi due baldi giovani qualche anno fa. A Napoli che quartiere? Io vengo dal quartiere Sanità di Napoli. Ah, proprio come diceva Totò, chi nasce la Sanità nasce due volte a Napoli. Infatti, sono nel cuore di Napoli. Infatti. Okay. E però diciamo che ultimamente so più verso Tramonti che a Napoli. Ma la Sanità è un posto, la Sanità non è un posto normale. Io ci vado spesso, è un luogo molto particolare. Poi ha dato la storia di Napoli. Pensa, là ci stava la strada che portava a Capodimonte, il re passava per la Sanità. Sì, sì. È nato Totò, c'è cresciuto Sant'Alfonso Maria di Liguori a palazzo che sta il Marianè. Insomma, la Sanità, stiamo a parlare. È una storia la Sanità, sì. Io posso consigliare a tutti gli spettatori, visto che stai parlando della Sanità, di andarsi a fare il Miglio Sacro. Uh-huh. Il Miglio Sacro è una passeggiata che parte dalle catacombe di San Gennaro a Napoli alle 9:30 di mattina di domenica. Vi fanno visitare tutto la Sanità, il suo cuore, le sue catacombe, finisce alle 2 a Porta San Gennaro. E penso che ho fatto 7-8 volte per tutta la volta che ci ha portato la gente da fuori. Ve lo consiglio a tutti quanti di andarci. Ma perché... Siamo anche noi allora. Ne vale la pena, voglio un bazziamo, ne vale veramente la pena. Io sono bene che apri pastugno. Vabbè, no, ma che mo è tempo di Natale, devo venirci a gennaio, a febbraio. Mo è Natale. Sapevano. Dora, e tu che fai con questi quattro scasacane scellerate? Suono, ballo, canto, che fai? Vabbè, io ballo e qualche volta collaboro col canto insieme a Isidoro. Però io sono la ballerina del gruppo. Non ancora, io sono le castagnette. Sei la ballatrice del gruppo, quindi quando ci fanno una tammurriata ce l'accompagna che castagnette allora. Se si sente bene, sì, vi accompagno con le castagnette, certo. Isidoro, ma dimmi una cosa, ma tu che mestiere mo che fai? O il contadino o il musicante, che fai? Bravo, hai capito tutte cose. E faccio badante lo cane e le fuori la pelle in giorno e tengo a controllare le porche e lo cane basta. Poi riesco a quelle che riesco a fare te vuoi. Ma i porci che sono porci e maiale nere casertano, chi li piace? Ma la guarda casertano che sono roba io queste cose che hanno un bacco tuo anno sei casa basta che sono belle originale se crescono sane allora gli originali nostri erano chi le nere con gli scioccagli no a me originale se sono venuti qui dalle mie se vuoi. che faccio? Mi guardo. Vabbè, per carità. Mi dispiace per gli amici che la pensano, ma purtroppo a noi ci piace mangiare la roba. Cioè, noi facciamo le cose. Se facciamo un sacrificio, è a bene di qualcuno per la cosa più grande. Per la cosa più grande, capito? Sono d'accordo. Quindi si faceva.
non ti fai salame, purtroppo ci piace fare salame, non ci piace neanche fare salame, a noi ci piace a passare, io il mese di gennaio senza work, io non sto pure, per me un mese di gennaio senza work non è niente, e sono freddo, e invece la scusa lo porto, e no te faccio fu, e no te la porta, e no te la perfanesca, e no te la fa un rosmarino, o un laura, no te la già rosso, no te la già fumoca, hai capito? Mi sono impegnato per un mese. Siete esitato a gennaio a trovare allora? Quando vuoi! È a gennaio! E te il modo vengono a rumene che te venga a trovare? Lì facciamo un pane, la notte che sta facendo un pane scuro. Ehi, come? Allora, noi ci siamo inventati, io e Raffaele, io ci ho fatto il pozzerone tanti anni, eppure Raffaele, io ho sempre fatto il pane integrale, un po' lo scuotto e pane. Come? Da sempre, la base sulle tre la notte, tre, io facevo solo 50-60 kg di pane a volta, e poi lo stiamo facendo quasi tutte le domeniche. E mo dove vengo a trovare una rumega a gennaio? Il pane è una cosa carina, veramente bella. Ah! E tutti gli amici che ci stanno sentendo, sì, ma avrò tutto un po'. Guarda bene quello che facciamo qua a pagina. Non ti preoccupare. Poi facciamo sì, ma dimmi una cosa, ma come li accidi il work? Una volta, a me mi ricordo nonno, ma accidi il work con la corda, però tu invece come li accidi il work? Con palanca. Con palanca. Ah. A PIS? Abbiamo risparmio, no? No, non risparmiamo niente. Ci manco illegale, ci manco così. Perché poi non è che le mandano. Però purtroppo, poi a marice di internet, non è stranissimo, perché poi non è marice. Purtroppo, per fare un lavoro fatto bene, ho usato anche da sci, altrimenti non andrà a casa. Ma i sanguinacci li fai o no? Però non ci intendiamo troppo da questa roba di salame, parlami e work, parlami e mangiare, che se caso subito mettere in mia su qualcosa, no? Vabbè, non fa niente, dimmi la cosa. Ma la soprazzata se la mangiano tutte quante. Sì, quando non c'è sta, però la vanno trovando tutto quanto, sentesi do. E invece come musicante, quando nasce il gruppo tu, quando l'avete creato questo gruppo? Ma un gruppo diceva così, a Palazzo Tramontano nasce nel 2007. Sono 14 anni quindi. Però noi abbiamo sempre suonato, facciamo un attimo di musica, però le musiche popolari abbiamo sempre fatto, che da piccoli, un po' tutto qua, mi toccava la festa dell'avvocata, perché Tramonti trovava vicino a chiesa della Madonna dell'Avvocata. E lui sta, Tramonti si trova a 20 km da Pagani. Mi senti? Sì, ti sto sentendo, ti preoccupa. 20 km da Pagani, 25 km da Bagna, a Scafati. Quindi si trova nel centro delle Tamuriate. Nati 25 km da Lettere, dove si fa la festa di Sant'Anna. Quindi Pimontese, Tamuriate, stiamo noi avvocati, noi siamo mesi e Tamuriate proprio. Però noi non abbiamo invitato niente, noi siamo proprio dalla festa dell'avvocato che sta qua a Maiuri, sopra Maiuri, e noi non siamo un avvocato, in Bagna e in Amanda del Gallino. E noi da loro abbiamo ripreso. Guardate, ti dicono quattro. Ehi. A Tramonti ci stanno detto, ha scritto da cantina mia, ci piace una clava, ci ha scritto la coppa. O tambur, saccate le lagne e si scassa un coppa avvocato. Hai già capito. Perché saccattare le lagne, la festa dei bagni scafati, che fa l'ascensione. E si va a rompere, perché poi io presso una coppa a festa dell'avvocato a Pentecoste. E che ne vuoi? Ho scassato la sostanza del pomino. Prima scendevano per carrette, poi agli anni 70 per camion scendevano a capo di festa. Vabbè, ecco, che si ha palazzo da puntata. E sono 80 anni, poi una volta, una volta, è composta da 10-15 persone, ma ho provato una bella regime trainanti, e ho riesco solo saltuali, sono sempre amici. Quindi tu fai sia musicante che cantatore, giusto? Sì, sono pochi strumenti, poco la fisarmonica, poco la ceramella, un tamburo, ma sto parlando l'organetto. Ah, pure l'organetto. Mo facciamo parlare, Raffaele, invece tu che ci dici? Come sei entrato a Palazzo Tramontano? Stai dall'inizio, che fai, che non fai, che suoni? Allora, devi sapere che abbiamo iniziato, ma che si torna 13-14 anni fa. Avvicinati al telefono. Abbiamo ripreso un po' la musica popolare 13-14 anni fa, riprendendo un po' questi suoni che facevano i nostri nonni,
e mio nonno suonava, cantava, ballava, e noi piano piano abbiamo saltato una generazione con i nostri genitori, però per fortuna i miei nonni hanno morto 2-3 anni fa e abbiamo avuto fino a 97-98 anni, hanno avuto tempo e ci imparò qualcosa a loro, di fare tante cose con loro e con altri vecchietti qua, hanno fatto una ricerca un po' di suoni a Tramonti, sono suonato a Morro, c'è un signore qua sopra di noi, il Vittorio, che è uno che fa ancora l'artigiano di origano, altre cose, e anche lui suona, mio zio suona, quindi un po' siamo riusciti a riprendere una cosa che era mancata ai nostri genitori. Noi siamo, abbiamo iniziato proprio noi, cioè noi siamo mio fratello, altre persone qua sempre di Ramona, e mo siamo in esitore, come avete detto prima, che continuiamo, anche se gli altri ci stanno, ma ogni tanto. Vabbè, Raffaele, sai che ero fatta, che ha già fatto altre trasmissioni, guarda, musicando come a voi. Tu non sai che gente, Maritta, che si è zombata una generazione, si sta passando da nonna a nipoti, e la fascia dei genitori avevano abbandonata. Sì, mio padre, mia mamma non sa suonare la tamburina, i miei nonni sì. Se lo mio zio suona la fisarmonica, ma non fa tamburiate. L'ha fatto poi pochi anni fa, quando è morto mio nonno, ogni giorno giù da casa, io suonavo e si mi accompagnate un tamburo. E io ho detto, ma allora tu la tamburiata la sei fa, perché non ha mai suonato con mio nonno? Perché avevano proprio rifiutato questi suoni, questi ritmi. Non ne facevo. Sì, perché era... Per un periodo si pensava che era uno scuorno per fare la musica, no, però non era mai fatta la cosa. Io dico sempre, il gente di casa negli anni 70 hanno iniziato i mobili buoni che avevano le castagne e noce, per cattare la munizione e roba per l'Italia, roba di plastica colorata. Questa questione sapesse fare una trasmissione a parte, voglio, anche tu, veramente fortuna, ma per fortuna, come voi, tanta da gente ha recuperato queste cose, ma le sto segno, no? Si può fare gente che ha passato tempo. No, ma poi oltre a lasciare un segno, però Isidoro, dovete dare continuità e il tramandare. Quindi a presso. Ora facciamo una dama. Dora, invece tu cosa ci dici? Come ti ritrovi qua? Parlaci di te, dai. Allora, io mi ritrovo che non nasco da nessuna... cioè, io non ho parenti che suonavano. Ho incontrato loro in un momento in cui c'era per me fare qualcosa di diverso, quindi ho iniziato con dei corsi di danza popolare e lì ho incontrato Raffaele Isidoro. E da quel momento, diciamo, il mondo della tamburra poi diventa uno stile di vita dove fai delle scelte. E quindi da lì è come se ci sono entrata proprio 100-100 e quindi ho iniziato ad avere a che fare con questo mondo di danza popolare, di musica popolare. E poi naturalmente la genuinità delle tradizioni, per chi non ha questa fortuna di nascerci, si viene travolto e quindi ci resti. Dora, ma se vuoi parlare napoletano, puoi parlare pure napoletano, Ah no, tranquillo, a me viene spontaneo. Cioè, se ne devo fare, lo faccio. Senti, Dora, ma dentro la sanità se sono assegnando ancora la musica popolare o è un ricordo? No, pochissimo. Cioè, io che sono stata lì per tanti anni, non avevo proprio idea di cosa fosse la musica popolare. Cioè, io negli anni che sono stata a Napoli, e non è una ventina d'anni, 25, ma non ho mai incontrato le tamburriate, la pizzica, le tarantelle, le sto trovando adesso. Sono 6-7 anni. Sicuramente la pizzica non la trovavi, ma le tamburriate e le tarantelle facevano parte del patrimonio. Succedette questo, Dora, che praticamente c'era una brutta mentalità, era nata, che a Napoli chi faceva le ballatrici, le tamburriate, chi faceva la danza popolare non era considerato una buona femmina. Ed era una buona femmina, e spesso era anche associato a criminalità, hai capito? Sbagliando. Lo so. L'importante è che tutto viene recuperato. Quando io dico che le cose vere e le tradizioni si possono addormentare, ma non morono mai. Quindi prima o poi si addormentano, si riposano e poi ripartono. Quelle vere vengono poi riprese, quindi è giusto, sì. È ovvio che cambia nel tempo, perché io dico sempre, io distingo da identità e tradizione. Voi fate identità, l'identità è la purezza, il tempio della musica e dei balli, dei canti che rimangono intatti. La tradizione è il cambiamento, dove l'uomo non è spettatore ma è protagonista dei cambiamenti. Quindi voi rappresentate l'identità, siete il tempio dell'identità. Ma lui però mo ma da fanno piezza,
Dora, vedi come ti ha mettere una tammuriata a chi le castagnette va presa, però, eh? Io la pure, no, stamattina sta cattura, la pure nuovo, voi. Già le ho preparate, stanno già qua le mie castagnette. E vai. Che bella e grandi la bella tamburiata dalla fascia. Vai a fare, vai. Bravi, avete fatto un concerto molto bello. La tecnologia certe volte veramente ti scarta dietro la palla, però certe volte fa belle cose. Lì stiamo a distanze enormi tra di noi, eppure siamo organizzati questo video. È buona, è una cosa buona. Sei usata bene. La tecnologia, Isidro, sai che sei un mezzo è buono, sei un fine a rovina di Cristiano. Ma la gente non è per alimentare il buono, ecco qua, perché ci serveva. Sì, hai detto una cosa, saggia. Però come tutte le cose, bisognerebbe, perché c'è una gente che ci guadagna, perché poi diventa, cosa stai? Perché se non ci fosse la gente che ci guadagnasse, facessero una trasmissione che spiegasse quasi che cosa negativa. Invece questi che fanno? Non raccontano le cose negative, non fanno capire. Dice solo che senti sempre annanzi, papà, consumare, chiama solo consumare, allora c'è solo soldi e basta, non ci fanno spiegare quali sono, non ci spiegano quali sono i punti negativi che potremmo capire che sono che fanno male. Ma tu non hai da capire, perché se capisci non consumi più. Lo so, è chi per te fanno solo consumare. ma mo che ci avete cantato, mo che ci avete suonato? Ti avevo fatto la tamburiata? Dopo tamburo ti ho fatto una fronda di limone di saluto, ti ho aggiunto di cassa tamburiata e poi c'è sta la parte bella che dice e pasto dallo fuoco ci vuole l'acqua per spartere da noi ci vuole la morte e se è la morte manca ci spartiamo noi pure a chi da dovunque noi ci amamma questa canzone te ne una migliore l'anno. Ma a Milano che si dice queste cose belle?
però da tradurre italiano, sai perché? Perché ci stanno a guardare pure Gendero Nord dal Veneto, perché sai cosa mi scrivono? Mi scrivono, ma sei troppo bello, mi non ci capite niente. E allora ti dico che la scrivo tu, poi chi sa ricordo. Ma andiamo destra. Allora, per dividere noi ci vuole la morte. Se viene la morte nemmeno ci dividiamo. Noi anche a quell'altro mondo noi ci amiamo. Hai capito? Siamo immortali, l'amore è immortale. L'amore è immortale. Perché mi ci rima bene, guarda bene. Altrimenti, poi dimmi cosa. La musica è bella, però la cosa fondamentale di tutte cose è la musica, è che quando trovi i compagni che devi fare la camminata e poi una sera vai alla mare, non devi fare la festa coppa la montagna, non devi a Bucato, non devi muovere, non devi a Frottiloni, e non devi vai a Napoli, non devi a Veroni, non devi a Salerno, tu vai a fare una bella passeggiata, conosci gente, vedi altre culture, ti confronti con altre persone, e la musica è un modo per stare insieme, per questa bella riunione. Questo è che... Ma la musica è un linguaggio, se io e te amo in Cina e ci mettiamo a parlare con i cinesi, non capiamo niente, né loro né io. Però se tu cominci a suonare e a cantare, alla fine si comunica. Sì, bravo. Ma proprio una cosa, allora faccio io, vostra guidate la cosa comincia a guidare la trasmissione, quindi la fai via a guidare, facci la canzone, diciamo, Claudio. Però dimmi una cosa, poi c'è una domanda, quindi voi faticate tutti i giorni, tutte le sere, tra concerto e scuola che andate facendo, che fa? Allora, quando spiego, noi dimmi poi tutte cose, cioè cerchiamo di fare tutte quelle che arriva, noi a Vigne, a Iazza, ci ha fatto tutto qua. Facciamo anche i corsi, Claudio. La giritta infatti, fate i corsi, faticate pure a insegnare. Noi chiazze e tappiamo tutto qua, ok? Sì. Allora che posso dire? No, siamo a suonare, siamo a fare faticare, siamo a fare scuola da cinque, siamo a qualche parte, quello che è, cerchiamo di organizzare, di fare tutte le cose che possiamo fare, che tutte le cose che ci fanno anche piacere, oppure che ci possono fare. Per esempio, domani sera, qua anche in mia, facciamo uno spettacolo, viene Roberto Brugnanti, un compagno del vostro, uno che suona, che viene dalla Puglia, e si racconta la sua storia. Ci mangiamo con cucarelle, penso che facciamo fare i fagioli. Fare i fagioli, un piatto di tramonti, un piatto tipico. Noi quando facciamo queste cose, ci abbiniamo pure un piatto della zona nostra. Ma si fa solo le cucine dentro il pignato, no? Dove pignatone, altre capignate, una cosa così. No, è una cassarola e ghise. Grossa forse Chiesa. Raffaele, tu invece che fai nella vita? Pure tu fai contadino e musicando, fai cada cosa? No, io sono disoccupato. No, io sono una pizzeria per 20 anni, non vengo ad alimentare e poi suono. Ho capito, quindi pure tu fai. E tu Dora invece che fai? No, io sono casalinga. Fai il mestiere peggiore del mondo. Esatto, e poi sto con i ragazzi che facciamo qualche serata. A casalinga non fa più nessuno perché oggi veramente fa la stanno perdo. È faticosissimo, guarda, il mestiere peggiore del mondo. E chi lo fa sa darà una medaglia. Allora, mo che ci fai sentire, Sidò? Aspetta, devo dirti una cosa. Noi a parte la pagina della pranzo tramontana, abbiamo un'altra pagina, ballo e il canto sul tamburo Madonna dell'Avvocata. Perché noi essendo qua a Tramonti in Costiera, 10 anni fa abbiamo iniziato a fare stage di ballo dell'Avvocata, che ormai non si ballava più, solo qualcuno di maggiore ballava. Noi l'abbiamo ripreso, sempre tramite i nostri nonni, i nostri vecchietti qua, e l'abbiamo portato un po' in tutto il sud Italia. Ancora mo siamo forse gli unici che facciamo stage di tamburiano dell'Avvocata. Canto, tamborra e ballo. Queste le cose ci andiamo a dire, perché se qualcuno ci facciamo... In tutti i dati, quindi andiamo a fare questi stage, queste serate apposta per fare su ballo. Hai fatto bene a dirlo, Raffaele. Fatto bene a dirlo. Beh, che pezzo ci fai? Sentiamo, Isidò. Quello che faccio di brigante, sono. Questa canzone che ha scritto Bennato, però, visto che a pure a te tu sei un amante come del regno, visto che là ce l'ho. A me piace.
il Brigante Samora è un'istituzione, però io sono più legato al canto dei San Fedisti. Ah, vabbè, ma io non li facevo Brigante Samora. Ah, no, facciamo un rano, tutta diavolo. Fatto, visto che video l'ho fatto cantare a terra a Torre Annunziata che la sera, te lo ricordo? Mi ha fatto un regalo che tu manca di immagini, perché io sono legato, non mi ha fatto la messa a Fra Diavolo l'11 novembre perché mi hanno ricordato, e quindi poi ancora mi ha spiegato perché a Tramonte ci sta sta grande legame con Fra Diavolo, ancora mi ha spiegato, però. Ma perché sei la cumare? Lui stava quasi... Sei la cumare coppa montagna. La cumare che sta facendo un fradiavo? Coppa a montagna, sì. Sei coppa a Giangolino. Coppa? A Giangolino, la zona di Tramonte. Dice che se là, se sta femmina, cioè, aveva un porto sicuro. È sempre una questione di pelo, Claudio. Sì, se no ci dica che siamo sessisti, voglio un peccato. Una grotta, proprio là, una grotta del Brigante, e là stiamo fradiamo. E questa signora, questa donna, voleva trovare ogni tanto, cosa mangiare, diciamo così. Raffaele, ma mo che venga a Tramonti, sta grotta mi ha da favore, però. Ah, certo, a disposizione. È obbligato, Raffaele, hai visto? Vai. Voglio, Fra Diavolo è stato il re del brigante, chi ha inventato il brigantaggio, Fra Diavolo? Non potete neanche immaginare. Voi vi rendete conto? Per Fra Diavolo hanno fatto le opere d'arte, i film, i cinema, hanno fatto le opere liriche, e a Tramonte un pezzo per Fra Diavolo è una cosa inedita, grandiosa, che non conosceva nessuno, ha già fatto conoscere. Allora, ha scritto la storia di Raffaele Ofra, vediamoci, ti do la storia nostra, guardiamo la nostra canzone, e poi dovevamo fare un incontro con un regista americano che da Ravello doveva venire a Tramonti a piedi, e invece abbiamo fatto la canzone, poi per via del Covid è stato rimandato, ma lo faremo, e uscirà su un film. Poi quando vengo vi spiego che è Fra Diavolo, prego, voglio... Oh, ma quando viene, ma dici, perché sarà amico mio di... Montechiaro Michele Quente, che è molto appassionato della storia dei briganti. Ti ci metti in contatto con lui? No, mi ti avviso da settimana prima, sì, dopo, perché mi ha già muovo ma mi piace la libraistica, ci piace, sapere tutta la storia, tutti i briganti e caos, sai? Che la storia vostra, allà da voi i briganti sono stati nel 1799, nel decennio francese e nell'unità d'Italia, gente che è morta per il regno di Napoli. Lo ecco perché capire, chapeau questa gente. Vai attacca me. Mamma, usate chitarra e tambore, perché sta musica è stata cagna. Si fa brigante, ma si fa paura, e gatto petta, vuoi maganda, e gatto petta, e mo cantamma sta nuova canzone, tutta la gente se la dambara, non c'è la fotta di orere e barbona, Adelia Rosse non sa da tocca, Adelia Rosse non sa da tocca. Tutte le paese, la Basilicata, se sono scendate e vanno a lottare, pure la Calabria non se l'ha votata, e su un amico faceva da ma, e su un amico faceva da ma. Chi ha visto l'uva si ha visto paura, non stava buona con la verità, ovvero l'uva si mangia creatura, io juventina da vima caccia, io juventina da vima caccia. Sembra una bella
calata l'odore, si non brigante volete salva, non ho cercato, ascoltate lo nome, chi c'è fa guerra non c'è una vita, chi c'è fa guerra non c'è una vita. L'uomo si nasce, brigante si muore, ma fino all'onda ma rimastana, e si muore ma manata non c'era, e la stemma che sta libertà. Assieme per sta libertà, una libertà, caro Isidoro, non sarci come la pensa, ma che ultimamente ci stanno a togliere. E quindi non devo parlare, si pensa che l'anno passato se io fanno da casa non potevo ci però non è solo quello il problema, perché pure mo, caro Isidoro, tira una brutta aria, perché fra poco ci fanno pure, prima o poi ci faranno sci, quando la saccia se siamo prigionieri che sta che stanno fuori e siamo veramente liberi, perché il futuro non è buono. Che te diceva, boh, però lo sai che trick, la gente non si è bruttata, non si è baciata, non si è più dannanza, se siamo 9 miliardi, oh, noi andiamo a pensare una cosa, siamo 9 miliardi, 10 miliardi di cristiani, siamo troppo assai, si sollevano una buona metà, pure un buon fa, perché la terra ce la fa, perché siamo troppo gente, compadre. Isidò, il problema non è qual è, noi siamo 8 miliardi di persone, ma siamo 8 miliardi di vecchie. Quindi non è così, fra poco non si fanno più i figli, fidati. I cinesi, no, è così. In l'Italia rischia che entro 10 anni diventiamo 45 milioni. Lo so, però voglio dire che siamo sempre troppo assai. Il mondo è sempre stato quello, sempre stato. Una volta c'è stata un'epidemia, una volta c'è stata una pandemia. Allora, si può più poi importante che avessero loro, la dame è Isidoro, adesso ha parlato dell'epidemia, si è parlato che è una scusa per togliere la libertà, è nato così, perché tanto fra poco ti faccio vedere che le tessere verranno usate per altri motivi, non più per l'epidemia, ma perché per il verde, per il grigio, stanno vendendo tutto, ma il controllo della popolazione è arrivato. Hai detto una cosa giusta, se mi sembra annanza e continuiamo a annanza. Perciò, hai capito, alla fine la gente come a noi, fotte se ne fotte, hai capito? Ma lì abbiamo capito come funziona, ci mancherebbe, però la cosa la voglio dire, ci cambia pensare che di 4 giorni che ce lo hanno almeno buone che la gente che si fa ci piace stare. Sono pienamente d'accordo con te. Dora, ma tu mi hai detto che è casalinga, ma c'hai figli? Sì, però i miei figli se ne sono andati a vivere a Londra. Ah, ma loro musica popolare da Murriata, cosa non danno niente? No, solo io sono di qua. Ho capito. quindi solo due, ma non antenati, almeno credo, poi non so se sta in qualche remoto ma tu sta nel patrimonio genetico, se no non uscivi fuori sicuramente, però non ne sono a conoscenza. Ma lui si do molta... ma dove sta? Dove sei venuto? Tu qua. C'è da spiegare una cosa, perché molta gente non sa che è. Spiegaci che è la paranza. La paranza è una cosa semplice, vuol dire gente in linea. Cosa? Vuol dire che persone in linea, cioè quando si va a cogliere, se va lì nel chiasso di terra a cogliere l'uva, a cogliere pomarolo, se va in balance, vuol dire che uno si mette un capo in coppa, la ghiaccia e l'altro capo sotto, e pure a pescare, ognuno in linea, tutti in linea, balance vuol dire tutti in linea, persone che stanno con la stessa linea che fanno la stessa cosa. Come militare? No. Lavorano, quel lavoro tieni presente quando tu vai a cogliere lui, si parte a Nucap e si va a finire a quella parte, tutti insieme, perché non è che ci sta chi va a chi va a rete, perché se te voglio pulito, in balance. Allora la parola balance vuol dire tutti insieme in linea, difatti è su natura, sì, quanto è buono, come sono piazzati sui palchi, la musica popolare, sono tutti quanti a linea schierati, non è che ci sta chi sta innanzi a rete come musica altri tipi di musica, che c'è la batteria, un golpe, chi là. La musica popolare sta tutta in linea, tutta a fila. È insieme, però, tutto quanto insieme. Quindi capito? Sia per faticare che per suonare, insomma. È la stessa cosa, difatti, oh,
o capo paranza, ma si dice o capo paranza, però e si fa un conto, sa tutto quando coppa una linea, capito? Tu non riesci a decidere, ma chi è che comanda l'opera? Invece nella musica ci manca pop, no, ci sono cantatori a Nanzi, vorresti stare. Senti, ma voi normalmente quante serate fate all'anno? Quasi tutto l'anno faticate o soltanto un periodo di più, un po' di meno? Dici perché i periodi bui sono novembre, prima di Natale e gennaio, poi con Pasqua si inizia a partire con le feste e poi in estate si sono a livelli torno torno, però noi comunque facciamo le feste popolari, che sono le feste diciamo, popolari, avevano le galline, i vagni, avvocati, sia me a qualche parte di Gittman Monte Gerbison in Calao, in Cilento, qualche volta ci hanno allungato, abbiamo avuto il parto post, ci va Gittman un po' fuori. Pensa che io sono in bicicletta in Coppo Gerbison, mi stai a morire. Poverito, ma si aiuta. No, ma fatica. In discesa per te mettere i piedi in terra che non frenava più la bicicletta, si era abbasso a terra, ma no. Andiamo bene, si fa la chiusura, una bella cosa. Bella festa. Ma mo per Sant'Antuono non iniziate niente, non vuole mai niente per Sant'Antuono. E Sant'Antuono stanno fermo, comunque lì di solito mi sono a Cicciano. Se là ci incontriamo sempre. Ci sono i Fugarone a Cicciano. Ma tu, chi sei stato fedele di Luca? Se sei inventato no, degli urutrotti. C'è stata una prima della frase che ha giusto, Peppe Gioma di Tisino, ha suonato il Subà. Ho 30, una bella, l'unica suonata poco comune che avremmo è il Subà. Mi stava già preparato, mi si è già preparato per venire, 30, però io stavo da sera a fare camminare questa cosa, sì. O problema, no, Sant'Antonio, che sei? Ditemi una cosa, ma voi fate tutta la maronna nella campagna, ma a quale siete più legati come maronna? Lo dico quanto qua lo so. No, lo dici proprio, avvocata, la festa dell'avvocato, è la festa nostra, ci è sentita, è tutto valere, la viviamo. Noi che è la festa dell'avvocato, perché noi tramonti, allora la festa dell'avvocato è la festa della corsina mafia. E sapeca, non è una tamburiata normale, è una tamburiata di sfida, non è una tamburiata di cima. Infatti, ma perché? Perché nasce come tam tam per fare scendevano tutte le contadine, una coppia di montagne, Tramonto, Scala, Ravello, Agerola, scendevano alle spiagge in difesa del territorio, dell'arrivo dei Saracini a mare. Tu hai visto tutte queste torri normali che stanno in giro, le torri vedette che stanno parte dalla Sicilia, arrivano fino a Gaeta e parte tu. Infatti il regno delle 400 torri. Poi hai visto? Hai visto? Tu sai troppe cose. Gli aragonesi l'hanno fatto. Bravo. Allora che succede? Arrivavano l'invasione, partevano sì fuoco che partevano dalla Sicilia fino a qua, perché ogni volta che c'era qualcuno che invadeva si appicciavano i fuochi in coppia di torri. Scendevano i contadini con quelle che tenevano scendevano e si avevano a fare guerra, facevano una guerra coppa sto ritmo, però faccio sentire coppa, chi sto ritmo che facevano io? E questa cosa qua è l'unica tamburiata, le tamburiate sono tante, ma l'unica tamburiata che si sono tanti tamburi. Sì, ma infatti... Una giulianese sono tanti tamburi, però diciamo che è l'unica, insieme a giulianese, però la tamburiata dell'avvocata che è un tam tam, quindi che sa qua è più di 1000 anni che questa tamburiata. Ma infatti, Isidò, allora un sacco di gente l'ha spiegato l'avvocata, ma tu sei il primo che mi ha spiegato buono e buono, perché quel ritmo là è un ritmo di guerra, è un ritmo guarda, di... Guarda, 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 faccia del sì, aspetta, ti faccio la stessa cosa qua, guarda qua, quindi si ha la stessa cosa. Poi si è avvisato il sito, come dire. Hanno fatto più bello, però alla base
e tribale, e tale quale ritmo africano di 3000 anni fa. Isidò, sono ritmi di guerra. Ritmi di guerra. Si parte a ballata, non è più una cosa di corteggiamento, me ne sfido, come hai detto. Ma infatti, no, ma che là, sai che succede? Mo mi ha spiegato sto fatto. Molto probabilmente, quando i saracini salivano in coppa per cercare di conquistare i territori, che facevano? Trovavano i contadini che li aspettavano con i forconi, fauce e cosa, e spade. E ci stava Cacruno in coppa con i tamburi che facevano rumore per i famiglia a paura. Bravo, più tamburelli, più facevano paura, non sparcavano. Però, guarda, che l'unica tamburiata che sono più tamburi, la città prima, per sì, questo motivo qua. Proprio, è un tamburo per far spaventare i nemici. Poi ha ballato, sai che succedeva? Non faceva una guerra, perché capitava che si aveva la paura, si tornava nella rete, no? Io non ho parlato da parte, forse sbarcavano a Maiuro, con la spiaggia di Maiuro, diciamo così. E mi sbarcavano, trovavano un pallo tuo, se riesce una volta, non aveva rete, si riesce a positare, per esempio. Hai capito? Allora, che deboli, perché comunque sbarcavano, perché comunque che avevano scendere, perché avevano più acqua, mangiare. E l'altro che arrivavano, che avevano niente, se non è io da chi. Ci scoperto mo allora perché che un ritmo di guerra si vedeva, non dispiegavo di guerra, ma ci scoperto perché i contadini che praticamente in tutte le maniere cercavano di spingere i saracini. Sì, come una volta che non facevano la guerra, facevano, sai che gli spiette i Wagat, sai che i frecciano le scarpe per di loro? Famiglie e famiglie, facevano la ballata a sfida. La cortina all'inizio, cioè ci sta anche la ballata di Cortelli, capo, non si fa più per l'uomo perché poi d'ora da te invece spesso venivano usate pure le tamburriate oppure le zumbate che si facevano prima e poi e anche se venivano fatte pure come fronte tamburriate pure per la condanna a morte venivano fatte avevo sentito la tamburriata dell'avvocato. Ecco, non ci fa sentire. Ora tu vuoi aggiungere qualcosa? No, vabbè, ti dicevo che io questa conoscenza non la tengo, quindi... Te la dico io. Dovresti vedere il film I Guappi, di Pasquale Squittieri. Ti consiglio di vederlo, è molto bello. Ok, I Guappi. Prima di parlare a Muriato, gli dici una cosa. La festa dell'avvocato viene sempre il lunedì, di Pentecoste. Ce ne sapevi che i nostri nonni lavoravano anche la domenica mezza giornata, però a festa non mancavano mai. Quindi erano talmente legate a questa tradizione. Loro salivano lunedì mattina, suonavano, processione, poi suonavano e scendevano. Quindi loro salita e discesa, facevano tutto in giornata. Lunedì mattina. Io sono venuto all'avvocato una volta, ma sono salito per Cava dei Tirreni, appunto salito per Maiori. Allora, noi saliamo dai Maiori, la prima cittadina da Tramonte, siete sette montagne, facevate montagne con montagne. Devi sapere che salendo da Tramonte si trovano il Boveratore, le fontane, le pasture facendo le pecore, il crap. A dopo veramente il pastore Gabriele ha incontrato la Maronna e è tornato indietro per la strada e che la strada lei era stata di avvocato, perché pure che le Maiori salivano per Tramonte, facevano il sette montagne, proprio perché portava il pecore, il crap a bere. Cioè, strada facendo, ci sono 5-6 fontane sorgenti e ci stanno lavoratori per crap. La vera strada è da Maiori, salite per Tramonte e fa tutte 7 montagne fino al Monte Palese. O stornelle montagna per montagna, no? Proprio da canzone, cioè, sono proprio le prime tre sobbe, sono proprio di approccio al mondo. Ma mo quel percorso non si fa più. No, è lungo, è troppo lungo. Poi lo stanno riprendendo, ci sei un posto abbandonato, troppo lungo, sono 7 ore. Perché sai che è successo? Mo? Per fortuna, perché poi i mezzi sono sempre mezzi, hanno fatto una strada che tu in un'ora stai sopra. Un'ora e mezzo, sempre per andare a montagna. Si accorcia tantissimo. Invece vanno 5-6 ore, chiappano è andato in ballo tempo. O sai quanto acqua chiappa là? È proprio perché la strada vecchia si faceva, a Gede, giusto, a rottere il brigante. Caso passo proprio un altro gruppo, parlo veramente, poi dico parla pure. Hai capito. Dora, tu sapevi di queste cose, Dora? Le sentite dire, però è un percorso che
non ho mai fatto, non sarà difficile che io lo faccia. I sito bisognerà rifarlo, però. Sì, 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 lo facciamo. Cosa che facciamo? Abbiamo già messo in, cioè, già pensato un progetto di fargli passare una giornata tutti insieme. Abbiamo capo avvocato, ci troviamo qua e poi facciamo serata qua. Ma perché vengo pure io, ma fai percorso vecchio, chi gliene 7-8 ore, sennò che non serve a niente. Va bene, ma sono 7 chi, 7 aprile, sono 14. E qual è il problema? Oh, non mi ci sentire la tavola dell'avvocato. Va bene, vai, attacca maestro. Mamma mia, voglio, sapete, mentre stava a suonare, che stava dentro la capa mia che ci stava, stai a pensare a Secondanini che cercavano cacciavie, saracine e arreta i suonatori che con questi tamburi cercavano ipnotizzare i saracini, perché questo ti ipnotizza, staresti 10 ore a sentirlo e ti fa sbandare completamente. Non giù lo ritmo, pure da Hawk facevano così, sì, sì. Proprio amplificava delle scogliere, capito? O cantare combattimento proprio. Sì. Ma che per modo per regno, che la Russia è la più selvatica. No, ma non è questione di fare. Eravamo tutto quello che avevo prima a Cambà. Noi nel nostro regno eravamo alla porta dell'Europa, quindi i saracini quando arrivavano, la prima cosa che trovavano, la trovavano a noi. E quindi non c'era di me. Avevano palo d'osso. Brava. È che perché sono gente ferrigna, perché ci hanno sempre avuto sbrigata da sola, capito? E scorreva sangue, ragazzi. E tanto scorreva. Vero. Pure queste case tu, pure sanno visto brutto. Alta terra di lavoro. Spenga papà mio. Mette a fare cassino, un occhio a Pablo Sius, se lo faceva la fine. Cavallo? In seconda guerra mondiale è venuto in loco a combattere. A combattere è venuto?
Poi che facete? O chiamavano, lo siamo, mandavano loro. Però un nonno che faceva, si prende a Salerno, lo facevano quando pigliavano i soldati, no? Dove lo fanno a leva, no? I miei primi giorni. Se non là, tutti che facevano lì a Cassino, se la facevano alla fine. Ma lui, Cassino, ormai era nulla secondo la guerra mondiale, c'è tutte cose, ma da nulla guerra non sono mai mancate da 3.000 anni, perché noi siamo stati sempre terra da confine, capito? Cioè, metà la seconda guerra, ma sale questa qualche puntata. Perché la seconda guerra ha distrutto tutto, ma noi pure siamo terra di briganti, qua erano tanti i briganti. Cioè, diavolo, ma per forza, che dopo dalle porte dopo pure lui, giustamente, quando sale le porte, che ne succede? Ma dire una cosa, per via quello... da Itri, dall'alta terra di lavoro, dalla zona mia. Lo sai che a proposito dell'invasione che ci seguono qua in costiera, abbiamo un grano, si chiama Trevozina, cioè un grano che chiamano Oxivitio, che viene da 3 mesi, così quando loro invadevano era già cresciuto, già tagliavano e non potevano appicciare. Quindi quando sente questa invasione, questo grano famoso nostro, Trevozina chiamato, che poi sarebbe forse Tuminia. Ma quindi è un grano antico? È un grano antico, sì. Noi facciamo pane, io si dico, pane per biscotti, pane per biscotti, sono 3-4 grani antichi. Solo pane antico. Biscotta. Ah, quindi durava 3 mesi e già cresceva per essere tagliato. Già cresceva, sennò che viene qua, quando appicciavano, non riuscivano a campare. Allora, su grano mettevano qua all'aereo grano, che proprio prima dell'avvocata, sa che sta aria, là mettevano su grano, che veniva subito e lo tagliavano giù. Hai capito? La veniva lunga, tappavano. Era una guerra, se non ci capito. Urano... veniva alto, veniva abbastanza alto. Un grande senatore Cappello veniva 2 metri alto. Però sai che chi li tiene non ci stai, non ci stai disturbando. Quindi un grano alto serviva pure per non far rovinare Urano. E quindi la media non riusciva arrivando sì, sì. Pure perché la serviva, però sto fatto 3 mesi, 3 mensine, mostro un cassapelle. Dora, tu mi dici? Perché era 3 mesi. Dora, tu che mi dici quando senti la tamura dell'avvocata, come la balli? Anche perché questa è un ballo che fanno solo i maschi. Sì, era un ballo solo dei maschi, sì, è vero, ma oggi la balliamo tutti, soprattutto le donne, perché oggi le donne sono siamo più guerriere oggi, quindi oggi le donne la ballano. Che se è vero, sì. Scappano, hanno paura. Ti hai ragione. È una cosa però da una cosa da aggiorire, quando andai all'avvocata fecero una muriata finale, erano 20 maschi. È stata una cosa forte. Ma no, ballare quasi non è A frenare sono in tanti, a ballare pochi. A ballare fino a 15 anni fa, che hanno riscoperto poco, non ballava più quasi nessuno, a parte che papà avesse qualcuno. Ma senti 20 tamburi che sono... anche 30, sì. Oh, una volta facevo una serata, una cosa del dove si mi vuole staccare, Corsano, erano 90 tamburi che suonavamo. 90 tamburi? Insieme. 90 tamburi? Wow! Abbiamo avuto anche video, secondo tutta l'avvocata. E fammi vedere su video, Raffaele. Sì, ce l'abbiamo sicuramente. Il primo volta c'è una festa. Qua facciamo una festa in estate. Come si chiama? A contatto in festa. Tanti amici. Musica, arte e tradizione. E prima abbiamo fatto questo un po'. Ho invitato un po' tutti i senatori d'amore a fare questa cosa con noi. Siamo arrivati l'anno secondo anno a 90 tamburi. Chi volete gente che ha letto che non teniamo tamburi? Cosa ne puoi chiassare? Quella dream, che devi vedere una recita da pure di tutto qua. A sera te raccogli da pure tutto qua. Mamma mia, ma si sentiva fino a terra a Pagani, si sentiva. Sì, una bella situazione. Tamburi. Sì, l'energia è tanta. Sì, dopo, paziente Rirenna, siamo arrivati a noi alla trasmissione. Sentiamolo poco. E che ci fa sentire prima che ci lasci? Come no? Anche perché a Montevergine è la Candelora, la Candelora è l'entrata di Gesù Bambino al Tempio, visto che stiamo in tema natalizio, ci fai sentire. Ma non anche perché Montevergine, sai che mi piace, mi appiccica tutte cose. La festa dell'incontro. Perché sia in estate, sia quando comincia il 2 di febbraio,
che era dopo l'inverno, ci trovavamo là tutti qua. Sia l'11 settembre che dopo 3-4 mesi ci trovavamo tutti quanti là, ci trovavamo sempre con la montagna, che era una cosa bella. Che tu sapevi, e la gente che ha una passione per la musica popolare non è altro che un popolo in cammino che sì, si incontra in questi momenti importanti. Diciamo i capofeste sono tutte queste feste che si fanno. Mondo Vergine, la Maronna Gallina, la Maronna Larca, la Maronna Vagna, la Maronna Avvocato, la Mater Domini. Però Mondo Vergine è la prima e l'ultima, quindi è la festa che ci incontra tutti quanti. Apre e chiude l'annata. Allora, perché Candeloro è stato lì e viene fuori. Senta, prima che fa tutto un pezzo, Dora, dimmi un po', tu con... che rapporto hai con queste feste con le Madonne, tu questi femmine, la mamma della mamma, che cosa provi? Cioè, le canti, senti viva dentro di te? Anche io sono proprio stata rapita dalla Madonna dell'Avvocata, perché io quando ho iniziato il mio percorso nella danza popolare, nella musica, la prima festa proprio che ho fatto è stata proprio quella dell'Avvocata, e mi sono ritrovata a ballare con Raffaele, che giustamente lui è di Tramonti, in mezzo a non so quante tamburre proprio davanti alla chiesa dell'Avvocata. Quindi per me è stato l'inizio di tutto. E poi da lì, tutte le feste, come già ti dicevo, io sono sempre insieme a loro, seguo questo circolo di feste, perché non avendo io una conoscenza mi sono affidata a loro, e ogni volta è un'emozione sempre bella. Però quella lì che è nel cuore è quella dell'Avvocata. No, dicevo, il percorso... Ma poi ti ha ballato qualcosa? Insomma, fate voi. Io non mi posso atteggiare, lo fanno gli altri per me. Ma nella musica popolare nessuno sa atteggiare, perché non ci stanno infatti, primati, sono tutto uguale. Hai capito bene. La musica popolare del popolo, il popolo che sceglie ma guarda che... Allora, guarda che la musica popolare somiglia molto alle masse dei briganti, perché alla fine... I briganti insorgenti, chi le nostra, no? Chi le facevano i briganti per delinquenti, i briganti insorgenti, San Pedisti, Lazzari, loro erano tutto uguale, e loro sceglievano il capo della massa in quel momento, capito? Eppure così sono fisso nella musica popolare, è il popolo che sceglie o capo paranza di quel momento, capito? Uh-huh. E quindi, ma non perché è superiore o inferiore, perché in quel momento hanno scelto chi li devi guidare. Quindi e non ci sta un salotto, e non ci stanno quattro scemi assettati in coppa, un salottino che decide chi comanda e chi ha da sta sotto. Ma è il popolo che decide da chi farsi guidare, come nei briganti, anche nella musica popolare. Lo so, ho fatto battuta con dopo, lo so che è così. Quindi il popolo sceglie i gente che conducono. Bravissimo, come quei briganti. I briganti sceglievano loro chi gli comandava. Giovanni Savino l'altra volta ci ha spiegato lui il percorso della Maronna, tutta la Maronna campana, quindi inutile che lo ripercorriamo. Adesso perché comunque diceva così, sia con Montevergine buttiamo fuori questi due mesi brutti che comunque ci fanno passare addosso, questi due mesi ancora che verranno. Speriamo che ci fanno tornare a Montevergine, ma non credo, no, perché andiamo sempre. Andiamo sempre ad avvicinare il vino da pure aspettando con il cotto di panna, si magari. Il momento, oh, lì. La canzone sta che voglio dedicare a chi? Sta più a chi? A chi non ci sta più. Ah, vabbè. A tutti i nostri amici che purtroppo non ci sono più. Stanno combattendo contro il male. Ma anche tutti i nostri amici che non ci stanno più. Stanno nel mondo dei giusti. Stanno nel mondo dei giusti. Perché dice che io sono devoto, perciò non è che la vaga sono devoto. Io penso che l'unica cosa che credo che è una messa ogni tanto la dice, quando dice una messa sale fresco, allora lì questa canzone facciamo che fosse un aiuto a questa gente che stanno là e poi stanno un po' come nella frescata, ci muore fresco. Vai, attacca maestro. La da 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 da
vado l'ora mamma buona accompagna d'ora questo. Complimenti. Grazie a te, complimenti a te che stai facendo questo bel insieme di tante storie raccontate, e comunque la storia bisogna raccontarla dalle varie, deve essere raccontata e avere tanti da vari posti diversi, punti di vista diversi, che ce la fanno risuonare da parte molte volte. Ti ragione, Sidò, ma tu te l'ho detto quando ci siamo sentuto. Noi invitiamo solo chi ha qualcosa da raccontare, chi non ha nulla da raccontare non lo chiama proprio. Grazie. Mi sono parlato di una cosa importante, perché mi avete detto delle cose che non conoscevo, che sono state molto importanti per me questa sera e credo anche per i nostri spettatori. Prima di lasciarvi, se volete dire i vostri canali, i vostri riferimenti, come trovarvi, così lo facciamo conoscere ai nostri spettatori, prego. Vai. Allora, noi siamo sui social, su Facebook, Aparanzolo Tramuntana, e poi Canto e Balla Madonna dell'Avvocata, e su Instagram Aparanzolo Tramuntana. Perfetto. Perfetto, scusa, Maglu. Un saluto finale, ognuno di voi, il primo pensiero ai nostri spettatori prima che ci abbandonate. Dai, cominciate, dai.
Tutte notte sentì cantare, viva libertà, la diavola di mancore, tutte notte sentì cantare, viva libertà. Viva libertà! Cosa? Ha voluto finire così. È come è al modo vostro. Viva la libertà. Viva libertà. Che è una bella cosa. Sentite, voglio, io vi saluto, vi dico che quel pezzo di Fra Diavolo lo metto alla fine, vi faccio vedere alla fine questo, dopo i saluti, quel pezzo che ho registrato da Fra Diavolo, così i nostri spettatori vedono quel bellissimo pezzo che abbiamo fatto a Torre Annunziata. Là mi ci portò il carissimo Roberto e la carissima Marta, che sono convinto Marta, che ci Marta, la mia nostra, che ci sta sicuramente guardando dall'assù, si sta facendo un sacco di risate. La canzone è pure per lei. Sì, ed ci manca molto Marta, ci manca molto. È un collegamento. Sì, beh, è inutile che... Valù, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata e che la Madonna vi accompagni a tutto quanto. Pure a te, voglio fa buone feste. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Ci verremo presto. Viva libertà!
Bravissimo.